Ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Allora, ci sono state tantissime novità. Chi di voi mi segue o mi seguiva su Instagram, qualcosa ha già capito. Finalmente è fuori e sta uscendo questo video Life Update dove vi racconto tutto quello che sta succedendo nella mia vita, perché non sto facendo study with me, quali esami sto scegliendo di dare, anche se poi tanto farò un video sull'organizzazione della sessione, un video nuovo sul metodo di studio, tutte quelle cose che vi ho promesso. Adesso vi racconto un po', al momento sono un po' incasinata, anche per questo non vi ho ancora fatto i video home tour, room tour, ho tante cose che in realtà vi voglio far vedere. Qualcuno di voi già sa, quelli che mi seguivano su Instagram, perché so che tanti che mi seguono qua in realtà, scelta molto saggia a mio avviso, non hanno Instagram. Qualcuno di voi sa già che ho tolto l'applicazione di Instagram. Non mi piaceva più, era un social che non mi faceva più stare bene, non mi andava più di stare su Instagram, non lo so, ho scelto di dedicare più tempo a YouTube. Perché ritengo che da video qua riesco a raccontarmi meglio, riesco a trasmettervi meglio quello che vorrei trasmettervi e soprattutto riesco a portare più contenuto, mentre Instagram stava diventando prevalentemente una fonte di perdita di tempo, che non è un voler essere tipo produttiva a tutti i costi, pazza di produttività o cose del genere, ma semplicemente era un'attività ricreativa che non mi piaceva più e quindi ho deciso di togliere l'applicazione ormai da 3-4 giorni. Sto bene, mi sento molto felice, mi mancate, ovviamente mi manca potermi interfacciare con voi con quel tipo di mezzo, ma ripeto, l'ho fatto perché sono sicura che qua riesco meglio e lo preferisco perché avendo tolto Instagram riesco a dedicare molto più tempo a YouTube e spero soprattutto di riuscire a fare almeno uno o due video a settimana. Il nostro appuntamento fisso sarà il lunedì alle 13, come avete votato voi sul sondaggio. E come potete vedere, questo è un form che trovate nel sondaggio nella sezione community qua sul canale, che ho pubblicato qualche giorno fa. È un Google Form, dove vi chiedo quali sono i video che voi volete vedere sul canale. Quindi vi invito a compilare questo perché potrebbe essere molto utile per me per sapere quali contenuti portare, ma soprattutto per voi perché così posso fare i contenuti che mi piacciono. Detto questo, adesso vi svelo un po' di curiosità sulla mia vita di cui non siete al corrente, perché non ve ne ho parlato o perché magari vi siete persi qualcosa. Per chi non lo sapesse, ho una casa nuova, adesso sono a Torino, non sto più a Giaveno dai miei genitori, dove sono stata solo per qualche mese in realtà. Adesso sto a Torino, vicino al campus. Ho smesso di fare gli study with me in primis perché quest'anno gestisco così tante attività che adesso vi andrò a raccontare che non ho tempo di fare tante ore, ma soprattutto perché qua in questa casa la connessione non è particolarmente potente. Sto facendo dei trasferimenti, quindi settimana prossima ci sarà uno study with me sull'altro canale, vi lascio il link in descrizione, sarò di nuovo a casa dei miei genitori, ma sto facendo il trasferimento della fibra in modo da poter fare qualche video study with me anche qua in questa casa. Tuttavia non avrò tutto il tempo che avevo l'anno scorso, quindi sicuramente non potrò avere quel tipo di schedule per studiare così tanto con voi. Spero di riuscire però a portare molti più contenuti su questo canale, soprattutto ovviamente anche a livello di metodo di studio, perché sono i video più richiesti. Vi racconto un po' cosa sto combinando. Allora, innanzitutto quest'anno rappresenterò un hito in una competizione che è una MUT, cioè un processo simulato, è un processo internazionale, in particolare non è esattamente un processo, ma si tratta di un arbitrato internazionale commerciale, si tratta di vendita di beni mobili tra due imprese e molto università, circa 300-400 squadre partecipano tutti gli anni a livello internazionale. Abbiamo quindi un caso fittizio che è uscito da pochi giorni, su cui ogni squadra deve prima scrivere un testo, un memorandum, come se fosse la parte che chiama in causa la controparte, e poi dopo viceversa. Successivamente a questa prima fase scritta, che terminerà a fine gennaio circa, ci sarà poi la fase orale, dove ci saranno delle sorte di udienze. L'ho detta in maniera molto da bar, diciamo, spero che siate riusciti a capirla. Per me è un onore essere stata presa in questo progetto. Sono molto contenta e fiera di me stessa e non mi demoralizzo mai e continuo sempre a studiare sempre di più, imparare sempre di più e a provare a superare i miei limiti e i limiti che io penso di avere nella mia mente. Ma se mi seguite da un po' sapete tutto quanto sono fissata sul discorso limiti, diciamo così. Per quanto riguarda le lezioni di lingua, visto che quando ho chiuso il profilo Instagram in realtà avevo una marea di direct inerenti a questa cosa, vi lascio in descrizione il link del sito su cui faccio lezioni io. Quel link, se prenotate la prima lezione,
promozione, con quel link vi dà diritto al 70% di sconto. È un sito fantastico perché è una piattaforma su cui ci sono insegnanti madrelingua da tutto il mondo per ogni lingua e per ogni fascia di prezzo. E quindi ci sono anche insegnanti che costano 4, 5, 6 euro e potete scegliere l'insegnante in base alle vostre esigenze. Volete fare una certificazione, volete fare conversazione, volete fare business, non lo so, qualsiasi cosa. Ci sono insegnanti per ogni diverso obiettivo. Quindi da parte mia per quel sito potete avere solo feedback positivi. Io lo adoro. E se avete domande lasciatemele qua sotto perché, come vi dicevo, non uso più Instagram, quindi non riesco più a rispondere alle vostre domande là. Detto questo, una seconda cosa che sto facendo è il tutorato alle matricole. Sono tutor nel Dipartimento di Giurisprudenza per gli studenti del primo anno, ma non della magistrale a ciclo unico, cioè del corso di studi che sto terminando io, ma per gli studenti di consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane. Quindi li aiuto con i problemi in particolare tecnici relativamente alla compilazione del piano carriera, qualsiasi cosa, perché poi in realtà non mi interfaccio solo con le matricole, ma anche con gli studenti degli anni successivi che possono riscontrare problemi tecnici, di metodo, di organizzazione. Ecco, quindi diciamo che lavoro con l'università un tot di ore a settimana. Poi sono tutor anche del nuovo podcast dipartimentale di giurisprudenza quest'anno, quindi chi di voi a Torino farà questo podcast di giurisprudenza come attività seminariale mi troverà. Questo podcast, al di fuori di quello di diritto tributario dell'anno scorso, che continua ad esistere ed è solo di materia tributaristica, non ha ancora un nome, ma parlerà ovviamente di diritto e di tutte le materie, sulla base ovviamente dei professori che ci hanno dato la disponibilità e delle loro materie. Quindi mi troverete come tutor anche qui. Tra l'altro, attività consigliatissima per acquisire crediti a titolo di altre attività. Io l'ho fatta l'anno scorso, questa attività di podcast, ed è una roba bellissima. Poi un'altra cosa che sto facendo è il nostro corso di tributario è strutturato in maniera un po' particolare e il professore ci ha divisi in diversi dipartimenti che fanno diverse attività e io mi sono candidata e sono stata presa per un dipartimento che si chiama Fight Club. Si chiama così perché sostanzialmente il professore porta un esperto a lezione ogni 2 settimane in cui 5 minuti questo esperto, un commercialista, un avvocato, ci esprime la sua tesi e noi 5 minuti dobbiamo controbatterla e si fa così per un totale di 4 round, 2 round lui, 2 round lo studente e poi si cambia lo studente e questo sostanzialmente verte su delle tesi che a noi vengono dichiarate ogni 2 settimane perché questi incontri si svolgono ogni 2 settimane. Quindi noi dobbiamo fare una marea di ricerca così che chi di noi, parte del gruppo, va a scontrarsi con questo professionista sia in grado di controbattere, diciamo. Anche qua vi sto spiegando un po' da bar, ma spero stiate capendo tutto. Un'altra cosa che sto facendo è ovviamente gestire anche il canale YouTube perché per quanto io non stia pubblicando video c'è tutto il lavoro dietro di piano editoriale, scelte strategiche. Tutta una serie di cose che mi occupano del tempo. Poi, ovviamente, sto continuando a fare le mie, come vi dicevo prima, 8.000 lezioni di lingue. Inoltre, sto studiando per una cosa di cui ancora non voglio parlare perché non è una cosa che ho comunicato a tante persone. È una cosa che io sto facendo per il mio futuro ed è una cosa un po' particolare. Tuttavia, per poter essere fatta va superato un esame e quindi sto studiando per provare a sostenere questo test, per poi capire anche cosa fare dopo la laurea. Non fate troppe domande su questo perché non sono ancora pronta ad esprimere tutti quelli che sono i miei piani. Quando sarà il momento ve li renderò pubblici e non vedrò l'ora. Andando al di fuori di tutte queste attività, questo semestre dovrei sostenere diritto tributario, diritto romano puro, cioè non l'esame che da noi a Torino si chiama istituzione di diritto privato romano, che è al primo anno. Ma devo fare proprio diritto romano. Ho un altro esame nella rosa, noi le chiamiamo così quando ci sono delle macro categorie di una materia. Nella rosa di filosofia ho scelto sociologia del diritto, quindi dovrei dare anche quell'esame. E poi ne darò uno ulteriore nel secondo semestre. Ho in realtà anche l'ultima parte di amministrativo 2 da dare, quindi totali 5 esami per finire. Non so quanto riuscirò a fare questo semestre perché ho tanti impegni, come potrete immaginare dopo quello che vi sto dicendo, ma soprattutto questo processo simulato, la MUT di cui vi parlavo, questo processo internazionale, questo arbitrato commerciale internazionale, è una cosa che richiede tantissimo tempo e veramente noi lavoriamo come se fossimo uno studio legale tutti i giorni praticamente.
e quindi questo è molto impegnativo, richiede davvero molto tempo e impegno e io preferisco dedicare tutto a quella cosa lì e a quell'altra cosa per la quale vi dicevo che sto studiando, piuttosto che andare a dedicare troppo tempo agli esami universitari, perché tanto alla fine mi mancano pochi esami, al più tardi finirò gli esami a giugno, proprio se le cose vanno male a luglio, però insomma in questo momento la mia precedenza sono questo processo, questo altro test per cui sto studiando, inevitabilmente anche l'inglese e poi il lavoro. Mi toccate davvero il cuore perché io mi rendo conto che il mio essere qui ha davvero un senso perché non metto in dubbio di stare sulle scatole ad altre persone o di essere stata inutile per altre persone. Io non penso di essere la migliore o roba del genere, però sento che sono riuscita a trasmettere qualcosa a qualcuno perché tante persone, tanti di voi con i quali mi sono interfacciata, mi hanno veramente toccato il cuore, mi hanno fatto commuovere per le belle cose che mi avete detto, soprattutto voi a livello personale, come siete riusciti a sbloccarvi seguendo un po' le mie spinte, no? I miei consigli nel credere in quello che fate. Quindi davvero io vi ringrazio da morire. Il mio metodo di studio, i miei consigli, tutte le cose tecniche, organizzative, eccetera, non servono a niente se voi prima non credete in quello che fate. Io capisco che sia difficile, capisco che ci siano momenti di sconforto. Io qua mi mostro molto tranquilla, responsabile, nel pieno controllo di tutto, in un certo senso è così, però vi assicuro che ho molti problemi, incontro molte difficoltà nella mia vita, quindi non lasciatevi mai abbagliare da chi fa finta che sia tutto semplice, perché la fatica la fanno tutti, tutti abbiamo delle difficoltà. Ovviamente c'è chi parte un po' svantaggiato ed è normale, e io sono una di queste, però che parte un po' più indietro rispetto ad altri. Ma voi non dovete mai fermarvi a piangervi addosso perché siete più svantaggiati rispetto ad altri, perché è vero, forse per raggiungere certe mete farete un po' più di fatica per arrivare, però vi assicuro che ne varrà assolutamente la pena. Io vi faccio un in bocca al lupo. Sicuramente c'è ancora qualcosa che oggi qua mi sono dimenticata di dire, ma ve li dirò nei prossimi video, tanto arriveranno vlog. Anzi, io sabato 16 ottobre faccio gli anni e faccio una piccola non festicciola, però sì, a casa stiamo combinando qualcosa, quindi farò un vlog, un video sul mio compleanno, così è come se vi avessi con me. Quindi vi abbraccio, vi mando un bacio. Se avete curiosità o volete nuovi video, andate a compilare il form. Di qualsiasi cosa ho parlato, trovate i link in descrizione. Vi faccio un in bocca al lupo per l'inizio comunque di questo percorso, per chi ha iniziato l'università quest'anno. Vi abbraccio, vi bacio, ci vediamo nel prossimo video. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate anche un pollicino in su.